Dopo l'Orione si ferma ancora una volta la Locomotive 0-0. La squadra degli Ogni Santi perde invece 3-1 in casa la squadra di Andreozzi contro l'Alba Roma. Apre questo destro a porta vuota da parte di Canepa. 2-0 che non tarderà ad arrivare, sempre in contropiede, sempre gestito in maniera esemplare dalla squadra di Caringi, e ancora una volta a tu per tu con Macera. Non sbaglia Canepa per il gol del 2-0. Da calcio d'angolo arriverà il gol dell'1-2 di Michele Berardino, che però non servirà molto, fa 1-2. Ma non basterà, perché nel secondo tempo arriverà anche il gol del definitivo 3-1 e lo segnerà Omar Scuteri. Ancora una volta lancio in verticale, Scuteri anticipa un Macera che va a farfalle e a porta vuota, non può far altro che mettere in fondo al sacco il gol del definitivo 3-1, vince l'Alba Roma. Il Maccabi non si ferma più e rimane l'unica squadra ancora a punteggio pieno in testa alla classifica. Apre le marcature contro la Montagnola, questo destro bellissimo in area di rigore di Moretti, che fa 1-0 dopo 4 minuti nella ripresa, dopo un primo tempo ricco di occasioni per la squadra di Ascoli. Arriverà poi anche il raddoppio nel giro di pochissimo, con questo destro che viene ribattuto su punizione da Campoli, e poi in contropiede arriverà anche la segnatura del 2-0. Parte Ojeda, che è praticamente da solo al centro dell'area di rigore, ma di consiglio vuole fare tutto da solo. Calcia, trova Montevecchi, calcia due volte, trova ancora una volta l'estremo difensore con la maglia gialla, salva sulla linea su Moretti, un difensore della Montagnola, e poi alla fine di consiglio riesce a ribadire nella porta vuota il gol dello 0-2. E poi arriverà anche il tris firmato Vinci. Appena entrato esce Montevecchi, che respinge con i piedi al centro del campo. Vinci decide di scavalcarlo con un lob morbidissimo che vale il 3-0. La Montagnola però risale solo per un attimo con questo destro da cineteca meraviglioso di Mellaro, secondo in campionato e secondo molto simile a quello che aveva segnato contro il Real Miami alla prima giornata, anche se questo è nettamente più bello. Finché poi i ragazzi in blaugrana non si rimettono definitivamente in corsa, anche se non basterà questo sinistro bellissimo di Campoli, che trova il gol del 2-3 al 28esimo. Ci sarebbero ancora 13 minuti da giocare per recupero, ma non servirà nulla, vince il Maccabi 3-2. Il Real Miami continua invece a perdere, a subire tanti gol, nonostante tutto apre la tassa Nicolas Venti, che segna il suo quarto gol in campionato e sembra far volare il Real Miami. Ma poi da questa situazione di batti e ribatti in area di rigore a seguito di un calcio d'angolo arriva il gol di Venale, che segna il suo primo dei due gol in questa partita e fa 1-1. Poi Cicala cerca di andare via, palla al piede, se la fa togliere da sotto il naso. Il Borgorosso allora trova addirittura il gol del vantaggio. Pochi minuti dopo il punto dell'1-1, segna questo grandissimo gol in serpentina Edoardo Carrano, secondo centro in campionato dopo quello al Maccabi, e 1-2. Poi nel secondo tempo arriva anche il tris firmato Venale, gran controllo, e poi sinistro che batte l'estremo difensore per il gol 3-1. Ci sarà spazio anche per questo calcio di rigore segnato da Acerbi, che tira centralmente, tocca il portiere ma non basta, palla centrale e 4-1. Il Real Miami però troverà il gol del 2-4 della bandiera con questo tap-in sotto porta di Gilardi, che non basta, vince il Borgorosso 4-2. L'Unione Ferroviari torna a vincere in campionato dopo tanti mesi, dal 28 marzo che non vinceva. La decide questo calcio di rigore di Rotondo, che tira una bordata all'angolino. Ricci intuisce ma non basta. UFR 1, Lupa 0, finisce così.